Renzi torna all'attacco con la questione del canone RAI in bolletta, nella bolletta elettrica. Allora, intanto lo denunciamo già l'anno scorso, questa cosa è illegittima, non si può inserire una tassa che ha un certo scopo in un'altra che ne ha un altro. In secondo caso è tecnicamente difficile da realizzare, ossia se io ho più utenze e quindi pago più bollette, dovrò dimostrare che l'ho già pagato, se no rischierò alla faccia dei 3 euro di sconto che propone Renzi di pagare magari 3 volte il canone RAI. Il canone è una delle tasse più invise ai cittadini. Lo è perché il servizio pubblico non risponde alle attese degli italiani. Renzi lo sta trasformando anche con questa riforma che adesso alla Camera in un ulteriore ministero di propaganda renziana, e lo vediamo perché deciderà lui, l'amministratore delegato, il CDA RAI, e di conseguenza avvale poi tutte le nomine di tutti i direttori. Ora, questo è inaccettabile che i cittadini siano disinformati. È inaccettabile che i cittadini vengano rapinati in questo modo, ancora con le bollette, con i soldi in bolletta. È inaccettabile che Renzi abbia la sfacciataggine oramai di attaccare spudoratamente così il servizio pubblico, al punto di arrivare a far dire ai suoi sgherri in Rai: forse non hanno capito chi ha vinto.